Niente, praticamente son padre, c'ha tre figlie, una sposata, che lì è col fiorito, e quelle altre due hanno 10-13 anni. Fino al 2015 ho lavorato tranquillamente, guarda, come se fosse... Prendevo 1200 euro, più l'assegno familiare, e andavamo avanti. Abbia su una casa popolare, ma dopo che c'è arrivata la crisi, hai chiuso la ditta, è andato tutto in malora. C'è il pittore, due mesi, un mese no, eppure lavoro tre mesi e quattro no. Ho visto come li fanno tanti ragazzi, lo faccio anch'io. Cerco di rimediare anche i soldi per pagare le bollette della luce, non è che veramente, non è che sto dicendo così. Mi sento molto scoraggiato. Abito a Foligno, prima c'avevo la macchina, ho perso pure la macchina, tutto quanto, perché quando cominci a andare giù non puoi pagare né quello né quell'altro né quest'altro. Quindi è successo che l'ho venduta per mangiare, per le figlie, perché ho due figlie straordinarie che vanno a scuola e una più brava dell'altra, tutti 9 e 10, le faccio vedere le pagelle, tutti 9 e 10, più 10 che 9, tutte e due. Non so perché, forse vivono un po' la difficoltà, noi la nascondiamo, però va male, guarda. Dallo Stato ricevo, per carità, la Caritas da un pacco al mese, e un po' a Croce Rossa, qualche un po' di pasta, un po' di cose, ma vestiti, queste cose, niente, no? Io riesco apposta, vedi, ho scritto tutto perché sinceramente la gente è molto buona. Io agli italiani non posso dire niente, dove vado ricevo abbastanza aiuto, però non ce la faccio più a fare questa cazzo di vita. Io sono che ha iniziato a lavorare a 14 anni, io non finito manco la scuola di lavorare, quindi mi sento proprio oppresso proprio. Come mai a Perugia e non a Foligno? Perché sta lontano da Foligno, no? Perché genitori, sui genitori, che cavolo ne sai? Uno conosce quell'altro, l'altro è per non far scoprire le cose alle figlie, capito? Anche se forse ci sono arrivate in qualche modo, però non voglio, i figli miei devono crescere sani e con la speranza, cioè loro stanno studiando, sono bravissimi, quindi secondo me hanno la loro speranza, la loro voglia di vivere, di fare e tutto quanto, cioè io non posso distruggere questo. Però hai accettato di fare questa intervista, quindi loro potrebbero vederlo questo video. Se lo vedono, vedono un padre che sta tribolando magari per qualche tempo per tirare avanti. Se qualcuno ci avesse un lavoro da offrirti, dove ti può contattare? A me? Tranquillamente sul mio numero di telefono o a casa. Telefono 377. Lo possiamo dare? Vai. Lo possiamo mettere anche su internet questo video? Sì. Il cartello che viene anche tua moglie qui. Vita del cambio. Sinceramente ci è venuta 2 o 3 volte. Mia moglie ci ha paura per gli assistenti sociali, perché tanto loro attaccano solo gli italiani, mi piace solo la toppa di colore degli italiani. Dopo quello che fanno i nostri extracomunitari non mi interessa, basta che fanno male. Ha paura che gli tolgano le bambine? Certo, c'è paura, certo. Se non me le toglie nessuno, perché io non sto a fare niente che è sbagliato. Non sto a rubare, non sto a fare niente. Però la moglie mia ha paura. Io la moglie che lavora, che c'ho, l'inventiva che c'ho, tutto quanto, secondo me io trovo subito lavoro. Ma se io non c'ho casa, come cavolo faccio
a fare avanti e dietro. C'è la macchina, tipo verso la macchina, verso tutto. Mi prego, guarda. Mi fai star male.